Buongiorno ragazzi! Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo? Le dille, che siamo? Insieme! Ok. È successo! Non doveva succedere, non ma è successo! Per niente prevedibile! Oggi ragazzi vogliamo fare un esperimento, anzi più esperimenti! Qualche giorno fa sul nostro canale di Insieme abbiamo fatto un video in cui provavamo i life hacks di TikTok e tra questi ce n'è stato uno con il forno a microonde che è stato incredibile! Vi lasciamo il video qui sopra, andatelo a vedere! E dopo quella cosa che ci ha lasciato letteralmente senza parole abbiamo avuto un'idea! Proveremo a vedere che cosa succede se mettiamo all'interno del forno a microonde vari oggetti, vari cibi. Potrebbe succedere di tutto, però mi raccomando, voi non fatelo a casa e soprattutto mai da soli. Non si sa mai quello che può succedere. Noi lo proveremo per voi, quindi proviamo. La cosa assurda di cui sappiamo già il risultato è questo, ovvero un pacchetto vuoto di patatine. Una volta infilato nel forno a microonde succede l'incredibile, ma non voglio spoilerarvi nulla. Se non avete visto il video dell'altra volta, state a guardare e capirete perché ci è venuta questa idea. Ma prima lasciate like qui sotto a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e adesso state a guardare. Siete pronti? Apro il forno a microonde, lo metto qui, lo vedete bene, eh? Vi dico solo, guardate la grandezza di questo pacchetto, non vi dico altro. Attiviamo, state lì, guardate, guardate. Oh! Eccolo! Ragazzi, guardate che cosa è successo qui! Si è rimpicciolito! Guardate un po'! Già, non so per quale motivo, ma diventa un pacchetto in miniatura! E fa anche le bollicine! Già! Però rimane intero, intatto, semplicemente rimpicciolito! Incredibile, no? Ma stavamo pensando, se con un pacchetto vuoto succede questo, ci stavamo chiedendo, con un pacchetto pieno di patatine, che cosa accade? Le patatine che sono all'interno scappano via esplodendo? Oppure rimpiccioliscono anche loro e diventano delle patatine minion? E soprattutto, si possono mangiare? Dobbiamo assolutamente scoprirlo. Ecco te! Ragazzi, ecco qui. Fa vedere che è pieno. Ci sono patatine buonissime. Vai, lì dentro. Oh mio Dio, ho troppo paura ragazzi. Davvero, non fatelo a casa. Proviamo. Oh mamma. Buona fortuna. Io patatine. Io ci tengo il mio forno. Oh. Che succede? Che cosa succede? Che cosa? Oh! Ah! È piccolo. È le patatine. No. No, no. C'è un po' di puzza, Eric. Ma posso toccare? Oh mamma, ma che gli è successo? Non ci credo. Ragazzi, il pacchettino si è ristretto fino ad aprirsi facendo vedere le patatine. Ed è una consistenza stranissima, credetemi. È come quando porti di taglia XL e metti una maglia S. Succede questo. Cosa strana è che succede in pochissimo tempo, in pochi secondi. Questa qui è una soluzione salva spazio, perché se avete poco spazio in borsa lo potete portare tranquillamente. No. Il pacco originario era così, adesso il pacco nuovo è così piccolo. Ragazzi, non state ad ascoltare, è solo un esperimento. Ma restando in tema cibo, abbiamo provato con le patatine, ma ci stavamo chiedendo che cosa accadrebbe con una merendina preconfezionata. Proviamo. Ho preso questa qui. Siete pronti a vedere che cosa succede? Potrebbe sciogliersi, potrebbe spaccarsi, oppure... Prova. Cosa potrebbe succedere? Dai! Vediamo al centro! Beh, non dovrebbe succedere niente di pericoloso, spero. Attiviamo, stiamo a guardare. Quanto tempo ci vorrà per questo? Sarà più lenta? Vediamo. Sembra più lenta. Oh, si sta... Si sta gonfiando! No, si sta gonfiando! No, 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 che facciamo? Lo fermiamo! Sta per succedere! Oh, mio Dio! È facile quando magari sei surriscaldata, guarda qui. Vediamo. Oh, è calda. Beh, se volete mangiare una merendina calda e volete anche un aiuto nel spacchettarla, è un ottimo modo. Quando ti senti senza forze, c'è qualcuno che può aprire le cose al posto tuo. Si chiama microonde. Aspettate, la prova più importante. Che stai facendo? Eric, che vuoi fare adesso? Ah, è Eric. Com'è? È calda? È buona? Com'è? Buona? Guardate, si è persino sciolto il cioccolato. Buonissima. Eric, basta cibo. Prova a pensare a qualcos'altro. Prova a pensare tipo ad uno squishy. Guardate che carino. Morbido e profumato.
Ma cosa potrebbe succedere se lo infiliamo nel forno a microonde e lo attiviamo? Secondo voi, scioglie? Si distrugge? O magari si cuoce diventando più duro? Proviamo subito. Mettiti qui, mio caro gattino. Mi raccomando, buona fortuna. Vediamo. Sembra tanto tranquillo, ignaro di che cosa sta per succedergli. Quanto tempo ci vorrà? Comincia a sudare adesso. C'è caldo lì dentro, no? Non sembra succedere assolutamente nulla. 15 secondi sono andati. Squishino? Ehi, squishy. Come si sta lì dentro? Sta benissimo. Ehi, come va? Tutto ok? Non sta succedendo niente. È già passato un minuto e mezzo, di più. Non succede nulla. Ok, forse è fallito. Oh, dobbiamo forse toccarlo, vediamo. Vediamo. No, qualcosa è successo, ma sei gonfiato! Sta gonfiando! Sarà caldo? Ah, sto bruciando! No! Guardate, è scoppiato, guardate lì dietro, sta uscendo qualcosa! Cosa sta uscendo? Piano piano, fai prenderlo a me! Oh mio Dio! Beh, dopo tutto era una tazza, no? È uscito il latte! Ma che stai facendo? Lo sto dorando! Ma Dominique... Non so di niente! Posso toccare? Ok... È vuoto dentro! No, non ci posso credere! Così abbiamo... Su! Attenta! Abbiamo scoperto cosa c'è dentro uno squishy! Guarda... Dai, Eric! Povero! Ok, sta cominciando a uscire il profumo! Il profumo dello squishy! Questo sarà meglio metterlo via! Ciao, povero gattino! Hai provato con lo squishy! E abbiamo visto che cosa succede! Con lo slime, invece, che cosa succederebbe? Abbiamo questo piccolo slime! Proviamo a metterlo lì dentro! Guardate qui! Poverino, se ripensa a quello che è successo allo squishy! Mettiamolo lì dentro! Al centro! Ecco qua! Stai buono! E... avviamo! Vediamo, sembra miele. Cosa succederà? Fino a qui tutto ok. Secondo me si scioglie. Che sta succedendo? Oh, le palle! Le palle! Sta facendo le palle! Oh mio Dio! Non ci credo, guardate quante palle! Ok, sono meglio staccare. E adesso? Si è sciolto. Si è cucinato, altro che sciolto. Dovremmo toglierlo, altrimenti si attacca per sempre. Guarda qui, fa un po' vedere. Sarà caldo? Abbiamo cucinato lo slime, ragazzi. Però si toglie. Ragazzi, adesso è più slimoso! No, non ci credo! Ma abbiamo scoperto una cosa! Guardate, ragazzi, si è ripreso lo slime. Era un po' duro, invece sì, adesso... Sì, avevamo questo slime da molto tempo ed era duretto. E guardate invece adesso com'è slimoso. Wow! Guardate! Non si allungava così tanto poco fa. Beh ragazzi, questa è una buona cosa. Se vi si indurisce lo slime e volete giocarci, potete farlo riscaldare nel forno a microonde. Però non fatelo da soli, fatevi aiutare. Una cosa che mi incuriosisce un sacco sono i marshmallow. Guardate qui. Secondo voi si sciolgono o magari si cuociono? Come sulla brace, come gli americani. Proviamo. Abbiamo questi impacchettati ad uno che ci ha regalato una di voi per Halloween. Apriamoli. Eccoli qui, morbidosi. Appoggiamoli qui e via! Si parte? Vediamo. Stiamo a guardare. Oh no, che sta succedendo? Si stanno enorme! Ma cosa sta succedendo? Oh mio Dio! Ma cos'è la moltiplicazione dei marshmallow? Oh mamma mia! Ma diventano più grandi! Sembrano mozzarelle! Guardate! Sembrano tre mozzarelle! Vediamo! No! Si sta distruggendo! Perché sono tornati piccoli? Sembravano tanto belli! E questa cosa che cosa vuol dire? Sembra l'albume di un uovo! Guardate che strano! Si è sciolto! Wow! Questo sì che è strano! Sarà buono, si può mangiare? Proviamo? Ve lo dico subito! Com'è? Marshmallow. Ok, forse questo sarà un po' estremo, ma cosa succede ad una banana nel forno a microonde? Forse scioglie, diventa tipo crema di banane? Un frullato nel forno a microonde? Non lo so, vediamo. Magari diventa gommosa. Vado, mettiamola qui al centro, chiudiamo e partiamo. Oh, addio banana. Vediamo, ma secondo te cosa succede, Dominique? Dovrebbe sciogliere, forse. Sciogliere? Ma non è plastica, è una banana. Ma che ne so, magari si cuoce. Si cuoce. Cosa succede? Noti qualcosa? No, al momento no, non vedo. Forse ci vuole un po', metti che la buccia è resistente. Ok, aspettiamo. Forse dovremmo aprirla.
aprirla? Non lo so. Vediamo. Forse non succede nulla, forse ho sbagliato. No, sarebbe deludente se non succede nulla. Si sta scurendo o sbaglio? No, no, non sbagli affatto. Povera banana, forse non dovevo farle questo. Beh. Forse si sta cuocendo, guardate, sembra tipo brustolita. Beh, ma cotta non sarà male la banana. È esplosa la banana! Che direi che ha sputato. Oh mio Dio. Perché la banana ci ha sputato? Forse si è offesa. Secondo me sì. Continua a diventare sempre più brustolita. Aspettiamo un altro po'. Oh, si sta aprendo, sta uscendo la banana! Te l'ho detto io che so Eva! No, è incredibile! Ti apre tipo le merendine. Ok, stoppiamo? Sì, dai, vediamo. Oh, guardate qui! Sarà calda. Vediamo un po'. C'è straodore di banana qui. E si è sbucciata. Secondo voi sarà mangiabile? Oh, è calda. Ah. Prova ad aprirla. Proviamo. Oh, è una banana cotta. Ma sarà mangiabile? Che strana. Oh. Guarda come è diventata la telecamera. Però fa buon odore, ragazzi. Dico sul serio. Io azzarderei a mangiarla. Secondo voi è buono? Ok ragazzi, che ne pensate dei nostri esperimenti di oggi? Vi aspettavate quello che è successo e qual è l'esperimento che vi è piaciuto di più? Scrivetecelo nei commenti e consigliateci anche altri video che vorreste vedere, altri esperimenti o altri giochi. E lasciate un like se vi siete divertiti anche oggi insieme a noi. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci su Instagram di insieme.official. E oggi salutiamo Jessy Sapone, Maria Raya, Terry 2010, Natalina Capasso e Katia Di Pastena. Ciao ragazzi! Un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli troppo belli, bellissimi. Vi vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.